Buonasera a tutti e bentornati a Dottor Futuro, il magazine di fantascienza di TMC2 Video Music. Nel corso della serie UFO alcuni dei protagonisti, come il colonnello Freeman, sono improvvisamente scomparsi. Oggi vi racconteremo che cosa è successo e perché. Parleremo ancora con il comandante Straker e il colonnello Freeman. Continua inoltre la panoramica di Luigi Cozzi sulla storia della fantascienza in Italia. L'angolo dei trailer è riservato ai film Alien, mentre per i corti vi faremo vedere un video tutt'altro che amatoriale. Ma le sorprese non sono finite qui. Per scoprirle restate con Dottor Futuro. Oggi rispondo a Massimo, che mi dice: complimenti, finalmente un programma dedicato alla fantascienza. Ma perché questo genere deve essere sempre sottovalutato e relegato in secondo piano? Il problema della fantascienza, caro Massimo, è che ancora oggi viene considerato un genere solo per bambini, qualcosa di troppo lontano dalla realtà perché possa piacere anche agli adulti. Eppure la fantascienza, proprio grazie all'uso dell'immaginazione, riesce a raccontare storie estremamente reali. I tempi cambiano, caro Massimo. Lentamente anche la fantascienza avrà il suo giusto riconoscimento come genere letterario, cinematografico e televisivo. Scriveteci, mandateci le vostre opinioni e le vostre curiosità. In sovraimpressione potete leggere il nostro indirizzo email. Vi segnalo anche il nostro indirizzo per la posta normale, Dottor Futuro, via Novaro 32 00195, Roma. Il sito internet di questa settimana è www.galaxyonline.com, con molte interviste, curiosità, ma soprattutto con la Galaxy TV, la prima TV tematica dedicata alla fantascienza via internet, nella quale potrete vedere film e serie TV. Patrick Stewart, l'interprete del capitano Picard in Star Trek The Next Generation, ha confermato l'inizio delle lavorazioni ad un nuovo film di Star Trek, il decimo della saga. La produzione è ancora nelle fasi preliminari e non è ancora stato scelto un regista. Stewart ha confermato che il capitano Picard e probabilmente anche altri dei personaggi di The Next Generation faranno parte del film. Nulla è stato detto a proposito della possibile apparizione di alcuni personaggi di Star Trek Deep Space Nine. Vi segnaliamo questa volta un appuntamento tutto italiano. Nel prossimo weekend, il 29 e 30 luglio, si terrà a Montecatini Terme la BabCon 2000, il consueto convegno annuale degli appassionati della serie Babylon 5. Il programma prevede proiezioni, una mostra di modellismo, giochi e la sfilata dei costumi. Per avere maggiori informazioni sull'evento, organizzato dal fan club Big Five, visitate l'indirizzo www.babylon5.it. Questa settimana nell'angolo editoriale vi presentiamo una delle ultime uscite della editrice Nord, da sempre specializzata in fantasy e fantascienza. Le rive dell'infinito di David Brin nella collana Cosmo Oro. Questo è il secondo capitolo della trilogia della Civiltà delle Cinque Galassie, iniziata con il pianeta proibito. Le rive dell'infinito è una storia avventurosa ambientata su un pianeta pacifico, detto il pianeta dei Fuggiaschi. Per 2000 anni sul pianeta dei Fuggiaschi sono convissute ben 6 razze diverse, tutte fuggite dall'antica civiltà delle Cinque Galassie. La loro unica paura è per il giorno del giudizio, nel quale, come predice la loro religione, una terribile punizione si abbatterà su di loro. Starixium è ispirato a vecchie arcade fantascientifici, come Galaxian o Galaga. Niente complesse strategie da seguire, solo combattimento spaziale a livello puro. 3 diverse modalità di gioco: allenamento per imparare a pilotare il proprio caccia, comando per affrontare piccole missioni e conquista per partecipare alla storia completa con missioni molto vaste. Seconda parte della storia della fantascienza in Italia raccontata da Luigi Cozzi.
Questo strano robot che avete appena visto alle mie spalle sembra un semplice pupazzo, ma in realtà è un attore. È infatti uno dei protagonisti di uno dei film di fantascienza più celebri e fortunati che sono stati fatti in Italia. Un film che io stesso ho realizzato, Star Crash, Scontri Stellari oltre la terza dimensione. Fare film di fantascienza in Italia è un'autentica impresa, lo era in passato, lo è ancora oggi. Infatti sono pochissimi i film di questo tipo che vengono girati nel nostro paese. Questo perché il pubblico italiano non ha mai amato il cinema di fantascienza. Io mi ricordo quando ero ragazzo, negli anni 50, questi film di fantascienza americani, che magari avevano grande successo negli Stati Uniti, qui venivano programmati d'estate, a luglio, soprattutto ad agosto, quando le città erano vuote, e queste pellicole venivano mostrate nei cinema per 2-3 giorni al massimo, per cui era difficilissimo riuscirle a vedere. Poi non se ne perdeva traccia, questi film scomparivano letteralmente. Questo accadeva perché il pubblico italiano non amava questo tipo di film. Il cinema di fantascienza ha avuto il suo primo grande momento di successo popolare in Italia nel 1975, quando proprio io organizzai, insieme all'Ente Cinema di Stato, all'Ital Noleggio, una rassegna, la prima rassegna di retrospettiva su questo tipo di pellicole. E questo ciclo di pellicole ebbe un successo veramente sbalorditivo. Furono venduti più di 150.000 biglietti, i giornali ne parlavano, le televisioni vennero perché c'erano resse di spettatori che cercavano di entrare nel cinema tutti i giorni. E questo fatto diede via al boom, perché la manifestazione ovviamente fu ripetuta in varie città d'Italia, perché tutti i cinema adesso la volevano, la chiedevano. E noi, mi ricordo, arrivavamo a fare più di 60 città italiane con la nostra rassegna. Dal genio di Ridley Scott, uno dei più riusciti film di fantascienza di tutti i tempi, Alien del 1979. Eccovi il trailer originale. In questo caso non si tratta di fiction, ma di presunti fatti reali. Dal famoso atterraggio di Roosevelt del 1947 ai misteriosi cerchi sul grano sparsi per tutte le parti del mondo. Che ci crediate o no, gli alieni sono fra noi. Essendo tanto appassionato di fantascienza, di cinema di fantascienza in particolare, avendo cominciato a lavorare proprio nel cinema professionale a Roma con Dario Argento, io ho cercato di fare la fantascienza al cinema, impresa in Italia difficilissima, quasi impossibile. Io sono riuscito infatti a realizzare diversi film di vario genere, a collaborare con Argento, con altri registi importanti e molte pellicole, e ho trovato però una resistenza enorme da parte dei produttori per la fantascienza. I produttori infatti mi dicevano: ma perché ti ostini a voler realizzare questi strani film? Tu ti ecciti solo con le astronavi, pensa invece al sedere di un'attrice, al seno di un'attrice. Cioè, questo era in genere il discorso che mi facevano e mi consideravano un po' un mezzo matto. Però alla fine sono riuscito anch'io a realizzare finalmente, con sforzi enormi devo dire, dei film di fantascienza, realizzandoli qui nel nostro paese. Ne ho realizzati alcuni dei quali sono fiero perché hanno avuto molto successo all'estero e soprattutto sono stati acquistati da grandi società americane, uno addirittura dalla MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, un altro da Roger Corman,
che li hanno distribuiti nel territorio degli Stati Uniti, e queste pellicole lì hanno avuto grossissimo successo. Star Crash, che feci nel 79, fu un grossissimo incasso, superò i 16 milioni di dollari e fu il film di Roger Corman che fino a quel momento aveva avuto maggior successo. Ercole, che io feci con Lou Ferrigno per la Canon e dato in distribuzione alla MGM, fu primo nella classifica degli incassi americani quando uscì sulla mitica rivista Variety, ebbe il primo posto in classifica. Anche quella per me fu un'emozione immensa.